Benissimo, volo con Ryanair 350. Eccoci qua. Abbiamo acceso tutti e due i motori. Siamo pronti per il rullaggio. Siamo diretti a Roar. Flight, activate. Flight plan. Dovremmo fare un arco di ME ora, solo che questo ci mettiamo più grande. Ok, dovremmo fare un arco di ME praticamente utilizzando questo, che sono i bordi. Anzi, ve lo faccio vedere così. Dove siamo? E il volo è qua, non lo vedete perché ci stiamo sopra. Faremo un arco di ME, ci andremo dritti fino a 5,5 sul radiale 40, a 800 piedi intercettiamo la radiale 40, 5,5, poi arco di ME di 8 fino a 275 e poi da lì diretti verso Roar. Anzi, ci facciamo direttamente l'arco di ME, vai. E poi selezioniamo Nav Mode, tanto è tutto dritto. Allora, aspettate, metto la calcolatrice e si va. Allora, ci siamo. Togliamo prima il parcheggio. Cockpit 3D. Vai. Ok. Ora per logica dobbiamo ragionare, dobbiamo andare in pista 40. Quindi siccome la pista 40 è a sinistra, c'è anche scritto, togliamo motore. Allora, ok, vedete? Ci dice. Eccoci qua. Allora, pista 04 è questa qua. Allora, noi siamo, guardiamolo dall'alto. No, città. Ok, è enorme la pista. Abbiamo anche parecchio vento. Ecco la deriva che si muove, vedete? Ok, abbiamo l'antimbardata. Dispositivo acceso, però abbiamo l'autopilota spento. Ecco, 13 nodi siamo. Talmente lunga sta pista che ci decolla un jet. Allora, ci mettiamo, dove caspita è l'autopilota? Ah, così, vabbè, è uguale. Ci mettiamo 8000 piedi. Ah, facciamo anche 10.000? No, 8000 basta. E poi azioneremo, no? Praticamente dov'è? Aspettate, devo trovare
NAV, sì, siamo sul NAV, è giusto. Nel diale 40, che ce ne sono un di buono. Ganza sto. Ah, qui c'è l'RMI. Una buona o una due? Questo è il Poluno. Poluno utilizziamo noi. Questo utilizziamo. Vai. Che Dio ce la mandi buona. Strobe on. Torre. Autopilot altitude. Nav mode, ok, comune, ok, nav mode, eccoci decollati. Le manette le possiamo scendere. Action off. Ok, 5 e mezzo, ora possiamo iniziare la virata, quindi mettiamo heading. Siamo sulla 0, 32, più 32, meno 90, 303 dobbiamo avere. Dobbiamo recuperare, quindi ora siamo sulla 0 1 5.
60 più 15 meno 9. 285. Ok, sì, va bene. Naha Airbase, ok, Naha. Dov'è il GPS? Togli sto coso, vediamo. Coma, stiamo dirigendoci. Allora, ma per me è 270 ora. 355. 280. Eccoci, un bellissimo aereo questo, il King Air. Dai, 25. Ma non lo vedo qui. Ok, ci siamo di nuovo allargati, a Cipicchia. Abbiamo... Allora, vediamo dove siamo. Avevamo allargato, ok. Allora, a questo punto noi dobbiamo virare direttamente per... quindi dobbiamo settare il board. Da questo punto però. Quindi Felt Plane, Nearest, ROIG. Direct, Enter, Flight Plan, Closed, Naha, e non mi ricordo mai dov'è. Dio mio, non me lo ricordo più. Ah, eccolo. Abmoy, ok.
Siamo rimessi in rotta. Comunichiamo la posizione. Ok. Terrain. Mettiamo lo zoom. Bellissimo aereo questo. Pompa, dove cazzo ti fate? Ah, non c'è, sono direttamente bene. Allora mettiamo heading. Lascia ammazzare, perché vediamo. Ok, sta girando. Si vede anche bene. Dove ce l'ho l'isola? Si può disconnettere? Io non per lo lascerei. Gesemo.
vediamo se ce la facciamo. Questa è piccola questa, eh. Io sento. Sono velocissimo e amo. Che atterraggio. Vediamo un po' che atterraggio abbiamo fatto. Replay 60, ok. Di brutto. A sto punto aspettate, facciamo una cosa, torniamo indietro. Ok. Vai a mappa, velocità 100 nodi. Diciamo dove aver fatto un touch and go. We'll be right back.
Quindi proviamo l'approach. Non si vede che è qui. Aspettate, esco fuori. Abbiamo caricato molto su quello anteriore. Abbiamo fatto un brutto atterraggio, però è normale, dato che la pista è piccola. Vediamo come l'abbiamo fatto. Mappa, replay. Abbiamo beccato 200-250 piedi. Minuto. Oh. Allora, faccio una cosa. Faccio una cosa, spengo il motore, spengo quello sinistro. No, stiamo andando fuori pista. Non è bella sta cosa.
ecco, ho capito perché mi dava noia, mi dava disturbo, ecco, ora c'ho. Ecco cos'era che mi smorzava. Possiamo spegnere il motore, il turbo off, generator off, nav beacon strobe off, landing off. Eccoci qui, siamo arrivati, diciamo, sani e salvi. È stata tosta perché c'era vento, se non ci fosse stato vento sarebbe stato semplice atterrare. È decisamente un bel aereo questo. Avionica off. E dov'è? Battery off. Siamo fermi. Ok. Eccoci qui, siamo spenti completamente. Si sono quadripale. Al prossimo volo con il nostro November 350 Kilo Alpha. Un bel esempio di Kinkerta 150. Abbiamo a bordo una carburante, modifica carburante, ne abbiamo 3348, ne avevamo il pieno, quindi avevamo 3611 meno 3348, 263 libbre abbiamo consumato, che sono circa 120 kg, che sono circa 150 litri di kerosene. Ok, eccoci arrivati nel piccolo all'aeroporto, il piccolo aeroporto di Ateruma in Giappone. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.